dai voce alla nostra libertà. Davanti a noi si apre la vita, che la morte sfiorire non può. Noi crediamo in te, Signore, che fai rinascere la vita. Dai voce alla nostra verità, certo il futuro non è nel sepolcro, ma nel giorno eterno con te. Noi speriamo in te, Signore, che fai risorgere la vita. Dai voce alla nostra novità, la vita vera possiamo danzare su quei passi d'amore per noi. Noi gioiamo in te, Signore, che fai risplendere la vita.
Buonasera a tutti. Lasciatemi questa sera che entri nelle vostre case per Airing is successful. Per annunciarvi il Vangelo di questa di questo lunedì santo. Ieri il Signore Gesù ci ha detto che vuole fare Pasqua con noi, vuole entrare nelle nostre case. Ebbene, siamo attorno all'altare, la tavola dove siamo convocati ordinariamente ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Anche in ogni casa c'è un tavolo. Il tavolo è il luogo della comunione, della relazione. Il tavolo è il luogo dell'amicizia, è il luogo dove ci si accoglie reciprocamente. Ebbene, apriamo i nostri cuori all'ascolto della parola del Signore, che oggi vuole parlare a ciascuno di noi. Prima di iniziare questa celebrazione, vogliamo affidare tutti noi, tutte le nostre famiglie, al Signore Gesù. Vogliamo che questa Pasqua sia per noi significativa, e cioè che questa Pasqua diventi l'occasione perché le nostre famiglie diventino delle piccole chiese domestiche. Quante volte abbiamo insistito su questo? La prima chiesa è la casa, è il luogo dove Dio abita, è proprio la casa, lo vedremo anche questa sera. E allora facciamo questa esperienza insieme. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Per prepararci ad accogliere la parola di Dio e perché essa possa guarirci, riconosciamo i nostri peccati. In silenzio preghiamo e chiediamo perdono per tutti i peccati che si compiono anche dentro le nostre case. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Guarda, Dio onnipotente, l'umanità sfinita per la sua debolezza mortale e fa che riprenda vita per la passione del tuo unico figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo adesso il Vangelo. Dal Vangelo di Giovanni. 6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva resuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò coi suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro. E, siccome teneva la cassa, prendeva quello che si metteva dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto, una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro, che egli aveva resuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Abbiamo ascoltato questo primo brano che ci guida in questo lunedì santo. Gesù viene invitato a cena in una casa,
casa di Betania, era la casa di Lazzaro, era la casa di Maria e di Marta, era uno degli amici di Gesù. Ecco perché dicevo che Gesù quest'anno vuole fare Pasqua con noi, che siamo i suoi amici, siamo diventati i suoi amici, non siamo più servi. Da quando abbiamo ricevuto il battesimo, da quando abbiamo ricevuto la cresima, per Gesù non siamo degli estranei, siamo degli amici suoi. Ed ecco perché a un certo punto notiamo come Maria fa un gesto grande di accoglienza, di tenerezza verso Gesù. Prende del profumo di puro nardo prezioso, cosparge i piedi di Gesù, li asciuga con i capelli e tutta la casa, ci dice il Vangelo di San Giovanni, si riempì dell'aroma di quel profumo. In fondo Maria compie un grande gesto, un gesto di accoglienza, un gesto di tenerezza, e quell'accoglienza che deve guidarci anche in questi giorni, meditando il mistero pasquale. Siamo disponibili a far sì che nelle nostre case, ed è la prima domanda, entri Gesù. Gesù vuole fare Pasqua, cioè vuole farci fare il passaggio da una vita di tenebre a una vita di luce. Allora la prima domanda che dobbiamo porci è esattamente questa: sono disponibile io, papà, mamma, i ragazzi, chi sta, chi abita la casa, siamo disponibili a far sì che il Signore entri anche nella nostra casa, nel nostro cuore, nelle nostre relazioni quotidiane che stanno diventando e diventano sempre più faticose? Stare insieme dentro una casa, come stare insieme nella comunità, è sempre difficile. Eppure Maria, questa amica di Gesù, riesce a fare questo gesto grande. Abbiamo ascoltato come Marta invece serve, così come ha fatto altre volte nel Vangelo, accoglie Gesù in una maniera diversa, mettendo a disposizione le sue qualità. Sicuramente stava per preparare una buona cena. E Lazzaro sappiamo che è uno dei commensali, ci dice il Vangelo. Lazzaro è un amico vero di Gesù. Gesù ha pianto per Lazzaro, per la sua morte, e gli ha concesso anche il dono di rialzarsi, di risorgere. Ebbene, la Betania, questa cittadina, potremmo dire che rappresenta tutti noi che nei nostri paesi viviamo una Pasqua inedita, una Pasqua appunto a casa. Gesù accoglie il dono di Maria, ma Giuda, come abbiamo visto, ritiene che quello sia uno spreco di risorse. Giuda in fondo è l'uomo che ragiona secondo una mentalità mondana, una mentalità solo imprenditoriale o di risparmio. Potremmo dire che Giuda rappresenta tutte quelle istituzioni o quelle amministrazioni che pensano più al profitto che all'uomo e alla persona. Quanti problemi anche in questi giorni abbiamo, proprio perché le risorse non sono state spese bene. E allora Giuda in fondo non coglie nel gesto di Maria quell'amore gratuito che lei compie, ma lui ragiona da interessato. Lo specifica molto bene Gesù: siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. E da questo punto di vista Gesù risponde e dice che i poveri li avremo sempre con noi, e apprezza questo gesto di tenerezza, questa amicizia sincera di questi, di Maria, di Marta, di Lazzaro. E soprattutto Gesù ci richiama oggi a capire che i poveri li avremo sempre con noi, ma non sempre avremo Lui. È una frase che ci fa riflettere moltissimo. In questi giorni stiamo assistendo, stiamo vivendo, vedendo come le povertà aumentano, e quanto mai veritiera questa parola di Gesù. Non c'è solo il povero che non ha il pane, non c'è solo il povero che non ha quelle risorse necessarie. Potremmo dire che tutta la nostra società in questo momento è povera. È povera perché? Perché ci sono nuove povertà che stanno emergendo nelle famiglie, nelle case, nei paesi, povertà di
diverso genere, povertà relazionali, ormai non ci si relaziona più, siamo diventati tutti un po' egoisti, ci sono povertà proprio materiali, eppure noi abbiamo sempre la stessa tentazione di Giuda, diciamo, ah non è vero, non ci sono situazioni di povertà da noi, noi pensiamo che sono altrove le situazioni di povertà e non ci accorgiamo invece che queste nuove povertà, dovute anche alla malattia, al dolore, ci sono tra noi, ma non ci accorgiamo. In fondo facciamo lo stesso errore di Giuda, che non riesce a percepire la vera povertà, che tante volte è una povertà affettiva, appunto relazionale, ma anche materiale. E allora accogliamo oggi questa parola del Signore, perché possiamo iniziare questa settimana santa che abbiamo già iniziato, vincendo quella durezza del cuore. Giuda in fondo rimane chiuso nella sua indifferenza, non coglie quel gesto di Maria che parte dallo Spirito di Dio, che gli suggerisce di fare una cosa che era tipica come ospitalità a quel tempo, ma lei lo fa anticipando quello che sarebbe successo dopo. Quell'unzione che Maria fa anticipa in fondo il momento della deposizione di Gesù, della sua sepoltura. E questo gesto profetico Maria lo coglie perché è una donna attenta. Maria è stata sempre una donna di ascolto e quindi coglie che in quel gesto, quello che in maniera diversa succederà anche dopo. Ecco perché anche Gesù si lascia quasi coccolare da Maria, si lascia coccolare perché capisce che il gesto che compie Maria è un gesto che anticipa quell'unzione nella sepoltura. In fondo il gesto di Maria ci ricorda anche le nostre unzioni che abbiamo ricevuto nel battesimo, nella consacrazione sacerdotale, nella consacrazione anche matrimoniale. Potremmo dire che questo gesto è parlante, siamo stati riempiti dallo Spirito di Dio. Il profumo, dice il Vangelo, si diffuse in tutta la casa. Ecco, anche noi siamo degli uomini, dei credenti, che hanno ricevuto il profumo di Cristo. Noi siamo il profumo di Cristo, dirà Paolo. E noi abbiamo questo compito di diffondere tra noi quelle relazioni buone che ci fanno essere più uomini. Ed ecco perché chiediamo al Signore questa sera che entri nella nostra casa, entri nel nostro cuore e ci dia la gioia dell'amicizia e la gioia della tenerezza. Ciò che deve caratterizzare ogni amicizia deve essere la gratuità del dono. Giuda non riesce a percepire questa sincerità dell'amicizia. Anche noi a volte non comprendiamo, noi siamo più complici che amici. Si è amici non perché si ha lo stesso carattere, si hanno gli stessi interessi, si è amici perché comprendiamo che il bene dell'altro è anche il bene per me. E allora riscopriamo anche il senso dell'amicizia vera e guardiamo a questa casa di Betania perché le nostre case diventino luoghi profumati, luoghi in cui si profuma di Cristo, cioè luoghi in cui si vive quella relazione di amore che Gesù ci ha consegnato. Chiediamo al Signore che Lui sia luce e sia la nostra salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore? Ecco, chiediamo.
Signore pregando il Padre nostro tutti insieme, anche a casa se riuscite a farlo contemporaneamente, perché ci dia questa certezza in questi giorni che nessuno ci può separare dall'amore di Cristo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione? Altro? Nessuno ci può separare dall'amore di Cristo. Ecco, chiediamo al Signore questa tenerezza di Maria e questa dolcezza che si respira in questa casa di Betania. E diciamo insieme, pregando per tutte le nostre famiglie, anche per le famiglie provate dal lavoro in questi giorni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E qua, adesso vogliamo nel nostro cuore scambiarci un segno di pace, di riconciliazione nelle nostre case. Chiediamo il dono della pace del cuore, chiediamo che le nostre case diventino luoghi di condivisione, luoghi di amicizia, luoghi dove si sperimenta l'amore misericordioso del Signore. E qua adesso, in questa preghiera che faremo, chiediamo la grazia al Signore di entrare dentro di noi attraverso la preghiera della comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abbassa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io vengo da te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Così sia. Adesso preghiamo insieme. Resta in mezzo al tuo popolo, Signore. Veglia con incessante fedeltà sui nostri cuori. E poiché tuo figlio Gesù Cristo ci ha dato la più grande prova d'amore che si possa dare, aiutaci con la tua grazia ad amarci gli uni gli altri come tu ci hai amati. Per l'intercessione di San Giuseppe, di tutte le sante e i santi di Dio, il Signore della perseveranza e del coraggio ci dia di manifestare con tutta la nostra vita lo spirito di sacrificio, di compassione e di amore di Cristo Gesù. E così, nella comunione dello Spirito Santo, renderemo gloria a Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Scenda ora la benedizione su tutte le famiglie riunite in preghiera in questa serata, questa prima serata. Mi auguro che ogni sera possiamo fare questa esperienza di comunione tra la famiglia di Dio che è la Chiesa e la casa che è la prima Chiesa domestica. Il Signore sia con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci affidiamo adesso alla Madonna con questo canto. Thank you.
serata a tutti e arrivederci a domani sera. Chiediamo la grazia di essere tutti profumo di Cristo dentro questo momento particolare, attraverso la tenerezza, l'amore, la condivisione attorno alle nostre situazioni difficili.